Ciao ragazzuoli da Sampo 83, eccoci qua su Farming Simulator G17. Allora, nello scorso gameplay abbiamo praticamente comprato il nuovo terreno. Abbiamo ancora molti soldi da parte, quindi dobbiamo iniziare a spendere un po' di soldi. Io sono qui nel negozio, allora dobbiamo un attimino comprare prima di tutto un trattore. Allora, io avevo detto che prendevo questo, ma errore mio, molto errore mio, che caspiterino, questo qua non c'è il caricatore frontale, quindi io direi di prenderci, ma questo qui ha tipo le ruote davanti più belle. Questo qua, caricatore frontale sì, perché ci serve per caricare i pallet di semi. Sì, motore li mettiamo un bel 115 cavalli, ruote pneumatici larghi, ma ho paura che sono troppo larghi. Vabbè, ma qua non abbiamo problemi. Design, semicottura, sì, dai, perché più o meno lui fa i pioppi. With warning triangle, sì, mettiamoci anche il triangolo, dai, compriamocelo, dai, forza. 115 cavalli a disposizione e il nostro nuovo trattore a 56.000 euro, eccolo qua. Ce lo andiamo a ritirare subitissimo. Ah, ok, questo qua è il design. Sì, ci sta, dai. Apriamo subito la finestra dietro. No, chiudiamo la porta, perfetto. Sì. Bello, bello, mi piace, ci vuole, sì, perché andiamo a lavorare con i pioppi, quindi ci vuole, dato che è nuovo. Poi metitrebbe per foraggio, no, cioè equipaggiamento per silvicoltura. Ma io penso che per raccogliere i pioppi ci voglia, che non lo faccio da tantissimo tempo. No, dove ci vuole praticamente questa lama qua. Allora, innanzitutto il caricatore frontale, questo qua colore trattore vecchio. Che è questa o questa? Questa? Ma sì, dai, questa. Con le forche. Le forche, eccole qua, forca pallet, compra, compra. Io spero che ce le metta questa, è vero che c'ho il... Mannaggia, è vero. Agganciamo tutto. Sì, ci sta, ci sta. Ok, perché ho preso questo? Perché adesso io devo prendere anche questo. E dov'è? E varie, su varie mi pare era. Ah no, tecnologia per balle. Volevo prendermi non un cassone, una specie di, sì, un rimorchio questo, 9500 oppure 9000, che non so quanto caspita è lungo. No, prendo quello là, dai. Quello da 9.500, dai, me lo prendo. Questo qua, compriamoci anche questo. Perché devo andare a... Con questo qua devo caricare i pallet di semi. E adesso infatti ne compriamo un pochi. Oh. Perfetto. Allora, ci mettiamo qui. Lo metto qua. Così è un po' storto, ma va bene, dai. Adesso compriamo i pallet di semi, pallet di semi di pioppo. Ne prendiamo un bel po'. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ok, ce li carichiamo tutti qua sopra. Ok, la più o meno peggio, più o meno circa, ho messo tutti i pallet, resta l'ultimo. Non ne ho ribaltato neanche uno, cioè nel senso l'ho inforcato solo uno male una volta. E dai, che è l'ultimo. Vabbè, te prendo storto, dai. Non mi fai paura.
Ho dovuto prendere a compenso dietro perché, come potete vedere, pesucchiano un po'. Allora, là non succede niente. I pallet di semi invece si attaccano, cioè mi facevano ribaltare il trattore. Dunque, questo è the last but not the least. Ok, è l'ultimo, the last. Ok, sganciamo questo. Allora, come potete vedere, l'attacco frontale, l'attacco frontale ci va. Dunque, adesso però mi serve allora ancora un pallet di semi. Le facciamo così, sì. Poi l'equipaggiamento silvicoltura, il pianta pioppi. Compriamolo. Quanto costa? 26.000 alla faccia. Ok, ma quindi stacchiamo il peso, ci prendiamo questo qua e se lo dovrebbe tipo caricare, no, come caspiterina, ah sì, ricarica, però no 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 no. Ho fatto una cavolata. Perché io qua non ci posso attaccare il peso, sicuramente non ci posso attaccare il peso. No, non me lo fa attaccare. Ho fatto una cavolatissima. Dunque, allora facciamo così. Riponiamo questo. Purtroppo, ragazzi, non si può. Quindi facciamo così e mio malgrado dobbiamo vendere questo trattore, perché ci serve uno che è capace. Ah, ho perso solo 6.000 euro, dai. Ci serve un trattore che può agganciare il peso davanti. Dunque, nelle mod non vado a vedere. A parte, forse questo, quanti cavalli mi dai? 135 o 100-135 ruote. No, lasciamo così. Farmtech. Fendt Green, Oxide, Dress, Sapphire Blue, Scotty, Sepia Brown, Standard. Blue. Mettiamo Standard. Questo può agganciare il peso davanti, sì. Dunque, quindi abbiamo 135 cavalli. Mi piace, dai. È sempre una mod, bello da vedere. Lo compriamo, dai. Acquistare, sì. Perfetto, preso. Ed eccolo qua. A porca miseria, scommettiamo, mi sono dimenticato una roba. Bel rumore, eh? Però non c'è l'attacco per il caricatore frontale, scommetto. Neanche detto. Mannaggia, mi sono dimenticato, io guardavo il peso davanti. Ma vabbè che onestamente. Onestamente, onestamente, questo qua si può, diciamo, è il mio cane che starnuta. Onestamente, beh, tanto configuriamo. Penso che si ricarica da sola. Oh, allora, configura. Cambiamo il colore. Mettiamo color quel trattore lì che sarà più o meno questo, configura, speriamo. Sì, dai, ci siamo. Perché in teoria, se la cosa non mi inganna, in teoria, e poi anche giallo questo. Ah, un bel trattorino, dai. Vediamolo da dentro. Sì, carino, stile vecchio. In teoria io dovrei solo avvicinarmi in teoria avvicinandomi al cassone, forse staccando una cinghia lì, boh, vediamo, vediamo. Ok, quindi qua ci siamo, però io farei un'altra cosa.
Allora, io cosa farei? Allora, innanzitutto prendiamo la lama che per i pioppi è questa qua, che prende i pioppi, la compriamo, 25.000 sci, e compriamo anche la mietitrebbia per foraggio, la meno cara, purtroppo questa, perché non abbiamo moltissimi soldi, caspiterina, 77.000. Basta che me l'aggancia. Tu hai finito, sei a posto, tu sei a posto. Spero che l'agganci, eh. Dopo devo spingere quel caricatore frontale lì. Oppure no, lo lascio lì perché. Sì, collega attrezzo, per meno male. Allora, ci serve anche un cassone adesso. Un cassone che raccoglie quello blu che ho di là. Come che ho preso lì al biogas, questo qua dovrebbe, do gas piterina sta 37.000, boh, penso che sia cippato uno di quelli, basta vedere il simbolo quando si vende. Allora sawmill, ok, quella specie di boh, ok, vediamo se lo prende quello. 37.008. Sì, questo qua prende anche cimpato. Vedi qua, cimpato, eh. Ok, comprato. Eccolo qua. Così facciamo un po' di colori, no? Visto che è moderno mescolare tutto. Mo' ce l'agganciamo con calma. Tra l'altro, voi non sapete, ma no, vabbè, dov'è? Mettete per formaggio, questo è per formaggio, sì. È una Rottelmash, sì, giustamente. Ok, andiamo, partiamo per il viaggio, ovviamente a parte sbagliata. Noi dobbiamo andare verso di là. Ok, da dentro è uguale, identica a quell'altra, solo che cambia l'attrezzo davanti, diciamo. E andiamo al campo 21 perché è lì che l'abbiamo comprata apposta per fare il pioppeto. Ok, adesso ci serve anche un coltivatore, ovviamente, e un span di fertilizzante. Va fertilizzato dopo. Buh, io ci prendo quello piccolo. Questo qua, sì, o spandili qua, ma dato che ne ho tante, ce ne prendiamo uno schifoso, mod 11 metri, 14.000, questo 12.000, 9 metri, 14, però io avevo preso questo qua, mi pare, 16,5, troppo, troppo. E compriamo anche questo, sì. Colore principale, sì, facciamo tutto così, lasciamolo così. 14.000, questo se ne va anche perché adesso gli facciamo ovviamente dire che lui, il fertilizzante, liquami, deve prendere dal biogas. Così abbiamo, non serve ogni volta che ricaricare. Allora, adesso io cosa stavo pensando? Ci vuole un camion. A noleggio, quanto mi costi tuo noleggio? 9.000. Non c'è un camion più. Questo 9.000. Niente. Per fare il trasporto, no? Ok, prenderò a noleggio questo col cassone. Dov'è? Su varie? Ah no, carrelloni, carrelloni, carrelloni. Eccolo qua. Ah, ma posso anche usare il trattore, perfetto. Vediamo questo qua allora, dai. Noleggiamolo per 1200 LAD standard. Noleggia. Vai. Andiamocelo a vedere.
Ok, allora preciso preciso, adesso ci mettiamo prima questo, che solo perché è più comodo. Mannaggia tu il peso. Dai, forza, una bella manovra senza ribaltarsi, ma non sale così. Dai, sali dritto, ti prego. Ok, bravissimo, bravissimo, bravissimo. E se io lo stacco qua mi cade? Che ho paura che dopo la botte non mi sta. Proviamo. No, il peso. Ok, come non detto. Va bene, dai. Facciamo finta. Porcaccio. Posso agganciarlo? Perché se lo potrei agganciare. Sì, si può agganciare. Allaccia. Ok, così lui non si muove. Adesso prendiamo la botta e carichiamo anche quella. Ok, abbiamo quasi sistemato tutto. Perfetto, adesso l'agganciamo. Ah sì, la devo agganciare anche se non funziona niente. Perché, buh, qua mi sa che mi cade tutto qua. E noi andiamo a portarle allora tutto così, saltiamo un trasporto, no? Ok, slaccia, allaccia, slaccia, allaccia, ripiega. Io allaccio lo stesso, ma tanto so già che cadrà tutto. Ok, dai, che la fortuna ci assista, tassista, perché guida il taxi, battutona. Sembra che invece sono allacciati, eh? Sto andando dalla parte giusta? Sì, no, mi sembra che invece no, mi sembra che cadrà tutto. Oddio ragazzi, ci vediamo a destinazione, vi lascio questo aiuto, ho perso il carico, niente da fare ragazzi. Vi risparmio questo tragico viaggio, vi faccio vedere quando ho portato tutto là. Ok, ho ricaricato più o meno circa le cose, i lacci a tensione non servono a nulla. Io non so perché soffarmi, non hanno messo i lacci a tensione perché servivano un casino, tantissimo, detto in lingua nostra. Però mi sono reso conto di una roba, manca il coltivatore, mannaggia a me, mannaggia a me. Allora, appena arriviamo lì lo compriamo subito. Ok, come potete vedere ho fatto lo scarico automatico, quindi allora Restit Garage, Garage, ripristiniamo, mandiamo subito fuori dal paese, fuori dalle scatole, cioè questo qua. Compriamo il coltivatore, 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 eccolo qua, prendiamoci uno bello da 6 metri, Vogelsinkut. 36.000, ci avanzano 2.000. Bah sì, dai, chi se ne frega, dai. Wolvenwinzigkut. Ma non c'è una mod che costa meno, magari che fa 3 metri, 3 me 8 metri. Pash, caspiterina. 5-6 metri, 34.000, costo uguale. 5 metri, caspita, oh, quanti, vediamo un po'. 7.500, 3 metri, 6 metri, 36.000, costano tutti più o meno lì, 4 metri, 6 metri, 9.500 solo. Il rullo può essere come coltivatore, prima della semina. Io prenderei questo, ma coltivatore. Ok, compriamolo, che tanto costa poco, così ci vediamo anche un'altra mod. 6 metri e mi va benissimo. Andiamolo a vedere. Eccoci qua arrivati col nostro bel coltivatore a 9.000 euro, spero che funzioni. Adesso ci manca solo il bancale con i pallet e siamo a postos. Quindi qua non ci sta problema che mi casca assolutamente niente perché è tutto legato, tutto, 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 tutto legato, vedete? Non si muove niente di niente. Speriamo di non andare a sbattere. Ok, un albero l'ho schivato. La staccionata. Mannaggia, aiuto.
Dove devo andare? Sta cavolo di visuale qua non mi fa capire niente. Rimorchio è pesante. Faccio un po' di off-road, ma ci sta, ci sta, ci vuole. Ok, penso che 12 pallet siano sufficienti. Eh sì, penso che 12 pallet siano sufficienti. Sì, perfetto. Questo trattore, insomma, dice anche la sua. Quindi questo carrello qua sarà come il deposito di pallet per la seminatrice. Ed è, guardiamo se vedete ragazzi laggiù in fondo davanti di me. Per fortuna ho messo sta stazionata, altrimenti sapete quante volte sarei finito in acqua? 1 milione di miliardi di milioni. Allora, vedete che praticamente siamo arrivati, quindi sì, abbiamo creato il nostro piccolo angolo per il cippato. Dunque tutti fermi lì. Ehi, fermati. Fermati, non andare nell'acqua. Quindi io direi che il gameplay finisce qua. Come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, eccetera, eccetera. C'era questo di sabato 3. Bye bye bye.